Buongiorno. Siamo a Linate e stiamo ballando per Fiumicino. Buongiorno, primo giorno a New York. Nevicato. Infatti stamattina abbiamo aperto la finestra, cioè la tenda, e stava una neve pazzesca, stava nevicando di brutto e niente, la ragazza con i ragazzi che abbiamo conosciuto sull'aereo, i nostri vicini di volo, che erano la nostra età, ci hanno mandato un messaggio con scritto, con quello che sfalava la neve, oggi scendo dall'hotel in qua a sinistra. Allora, prime impressioni. Guardate che bello, tutto è nevato, ma proprio tutto il vialone con gli alberi così è stupendo, vero? Meritava foto infatti. Peccato che non rende in foto e neanche in video. Comunque abbiamo avuto un po' di disavventure. Partiamo, infatti ancora non sappiamo bene se andrà bene oppure no. Non ci leggeva la carta e non potevamo comprare né il biglietto, diciamo, del treno per arrivare dall'aeroporto alla metro, né i biglietti della metro. Infatti, fortunatamente il ragazzo della metro, a un certo punto stavamo in crisi, non avevamo soldi, non avevamo niente, e non ci ha fatto pagare il biglietto. Poi alla fine ho fatto una specie di change con dei ragazzi, appunto con i ragazzi che vi dicevo prima, e quindi abbiamo preso questi biglietti della metropolitana per una settimana. Aspetta che guardo la strada. E quindi niente, alla fine ce l'abbiamo fatta ad entrare. Adesso dobbiamo provare ad andare al metro per vedere innanzitutto se ci va. Poi vi siamo andati al supermercato, siamo riusciti effettivamente a prendere due cose, anche perché abbiamo fatto tardissimo, perché col fatto che non ce ne abbiamo perso un botto di tempo, oltre a aver perso veramente più di un'ora ai controlli appena siamo usciti dall'aereo. Quindi alle 9:30 eravamo alla fine in hotel, giusto? Tantissimo. E quindi oggi è il nostro alla fine primo giorno. Ieri è stato un giorno molto lungo. Alla fine io sull'aereo non ho dormito neanche un minuto, mentre il signorino e il ragazzo a fianco a lui hanno provato a vedere Fast and Furious almeno tipo 12 volte e hanno dormito tutto il tempo, ma poi dormivano nella stessa posizione, nello stesso identico modo. A un certo punto Daniele ha fatto così, fai vedere, questo è il tavolino del coso, guarda come si è messo così per dormire, io morta. Il ragazzo ci guardava come per dire ma tutto a posto, dobbiamo girare qua a sinistra e poi siamo arrivati. Va bene ragazzi, siccome è stupenda voglio un attimo godermela, quindi sicuramente farò qualche ripresa, ma ci sentiamo dopo.
venuti a mangiare in questo posticino a Chinatown. Adesso ancora non è arrivato niente, è arrivato solo il mio, ma stiamo congelando. Allora ragazze, stavamo dicendo con Dani, vieni di qua che metto la mano di qua, che vabbè, oltre ad aver mangiato, quindi ci siamo scaldati un attimo, abbiamo fatto 40 minuti di fila per quel ristorante che si chiamava... Oddio, non me lo ricordo, ve lo segno qui. È uno dei più, penso, votati in Chinatown, perché c'era una fila esagerata, siamo usciti, c'era un'altrettanta fila. Abbiamo fatto quasi 40 minuti di coda e siamo arrivati, secondo me, nel momento giusto, perché sennò c'era molta più fila adesso. E sono le due passate, eh. Adesso stiamo andando a vedere anche zona Ponte di Brooklyn. E ci stavamo parlando e ogni angolo che praticamente vediamo di questa città sembra di stare all'interno di un film. Cioè c'è quella, qualsiasi angoletto ha un qualcosa che ti ricorda un film, un qualcosa, non so, c'è proprio, cioè si sente che si sta in America, non so spiegarvelo. Molto molto carino, peccato che oggi faccia abbastanza fresco, perché fa freddo. Se Dani si ferma a guardare, è carinissima nella versione natalizia. Adesso in teoria il ponte è qua, dovremo iniziare a salire dall'altra parte per poi andare verso di lì. Spero che non ci sia troppo vento, perché sennò non lo facciamo tutto oggi e lo facciamo next time. E poi l'idea era di andare a vedere il toro, perché abbiamo preso il New York Pass, però siccome ci hanno già detto che siccome con la neve alcune cose non le facevano oggi, in più cose che abbiamo prenotato partivano da domani, abbiamo detto, visto che è andata così la mattinata, metà mattina un po' l'abbiamo persa, andiamo a farci il giro appunto per Soho, per Chinatown, il toro, andiamo a Wall Street, facciamo tutte le cose un po' all'aperto per evitare appunto di sprecarlo e le facciamo andare invece il giorno del mio compleanno, magari con la speranza di riuscire a fare più attrazioni possibili, perché ci spiacciava. Siamo passati davanti al museo del gelato, ho visto che costava 50 dollari a testa, ma siccome c'è il periodo di San Valentino, c'è il naso rossissimo, scusate, di San Valentino, c'era lo sconto del 50%, quindi venivano 25 dollari a testa. C'è un po' scocciato, cioè nel senso, abbiamo visto, è carino, però volevamo provare a fare qualcosa che in realtà avevamo già pagato, che ancora non abbiamo fatto. Massimo ce lo teniamo per gli ultimi giorni. Intanto iniziamo ad andare appunto sul ponte di Brooklyn, anche perché mi si sta congelando la mano. Dopo il ponte di Brooklyn siamo venuti a vedere il toro, a prendere le palle del toro, tipo ci sentiamo un po' a Milano, adesso c'è un po' di gente e stiamo andando a vedere. Poi io vorrei rifugiarmi in un quel posto caldo, un po' caldo, a riscaldarci un pochino, che dici? Ed ecco qua il torero con la gente che fa le foto, faremo una foto insieme al toro.